I fiori raccontano, si usano per celebrare tutti, dalle nascite ai matrimoni, alle morti, a tutti i passaggi importanti della vita, e forse questo è uno dei passaggi più importanti per questo nostro continente, e speriamo che da Lucignano si alzi ancora una volta il grido di una pace che deve essere davvero fatta con i fiori. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, cantavano i giganti, e Lucignano ha risposto all'appello con la battaglia dei fiori. Noi vogliamo dare da qui un grande messaggio di pace, la voglia veramente di riscatto anche della nostra Europa, che deve tornare ad essere colei che coordina le trattative per arrivare ad un trattato di pace. È tanta e bisogna veramente lavorare tutti per quella direzione. Abbiamo iniziato questa nostra maggiolata con formare la bandiera della pace con i garofani, poi assisteremo alla battaglia dei fiori, l'unica vera battaglia che dobbiamo fare, quella dei fiori, della solarità, della gioia, della bellezza, perché è quello che ci appartiene, tutto il resto va lasciato alle nostre spalle. Il borgo della Valdichiana, uno tra i più belli d'Italia, ha così indossato l'abito da sera ed ha sfilato con le creazioni dei maestri della maggiolata per il gran finale di questa edizione, quella della ripartenza. Meno male che è tornato, perché dopo lo stop dovuto alla pandemia dà proprio il segno della ripartenza, quindi è una magia che si rinnova. Direi che è veramente una bellissima vetrina che varca i confini della Toscana e che dà veramente l'idea di come anche in un piccolo paese si possono fare delle cose grandi e molto molto belle.